Abbiamo fatto l'esperienza che i benefattori sono veramente amici, amici dell'istituto, amici dei professori, anche di me. È diventato una rete di amici. Madeleine Delbrel, questa donna straordinaria che ha vissuto nella città comunista vicino a Parigi, ha parlato della rete di San Pietro, paragonandola con la rete dei rivoluzionari che hanno fatto nodi dell'odio, della contestazione. Ma Pietro ha fatto i nodi della sua rete con l'amicizia che dà Gesù. E questo è questa rete che finalmente è la Chiesa. Ma anche una famiglia come quella dell'ITI è diventata una rete di amici nell'amicizia di Gesù.